Siete venuti ovviamente con l'intenzione di mettercela tutta, è stata finita partita, avete giocato bene, però è andata male anche ora. Purtroppo non basta giocare bene, o aggiungo un giocare bene a sprazzi. Ormai il leitmotiv è la costante di tutte queste nostre partite, di fare eccellenti momenti alternati a quei 6-7 minuti opachi che ti portano a delle sconfitte. 6-7 minuti opachi sono stati gli ultimi 4 della partita, sono stati gli ultimi 2 della prima metà, dove veramente siamo andati a sprecare quanto di buono eravamo riusciti a fare. Mi dispiace, siamo alla quinta sconfitta consecutiva. Ho perso 5, mi dispiace. Anche Venezia ha perso 5 anni fa, dopo il tuo campionato. Mi sarebbe vigilato. Va bene, la prossima serie adesso. Prossimo, speriamo. Speriamo. L'inserimento dei nuovi. Quello che un pochino mi aspettavo, cioè la condizione atletica non è top, ovvio. Uno un grande talento, l'altro è un giocatore d'esperienza lì in mezzo all'area. Il primo tempo sono riuscito a darmi tanto, poi dopo ovviamente non so, è vero anche che ho dato loro forse anche troppi minuti, ma purtroppo ci avevo Ruini con l'influenza alta e mi è mancato un giocatore nelle rotazioni, appunto il giorno in cui un giocatore importante nelle rotazioni, perché ecco, se Ruini ha giocato così poco non perché si sono ubriacato prima della partita, ma perché c'era un momento reale, un motivo reale, e mi è mancato un giocatore importante nelle rotazioni proprio il giorno in cui probabilmente a Podaca non potevo dare più 24 minuti, una cosa di questo genere, quindi ho dovuto dare qualcosa di più, però loro sono giocatori eccezionali e già il contributo che sono riusciti a dare nella prima uscita francamente è stato positivo, non possono che crescere, però ribadisco, speriamo di vederli crescere. Alla fine i tiri da tre, si parlava anche prima, sono poi stati identici, 11 su 26 per tutte e due le squadre. Voi le avete fatte tutte all'inizio del primo tempo e loro le hanno calibrate meglio, credo. Sì. Ecco. Può essere anche quella. Sì, ma poi ecco, noi quando ci siamo messi a zona ha funzionato per le prime azioni, anche se poi dopo non riuscivamo a concretizzare in attacco, quindi eravamo riusciti a rendere sterile, dicevano, però anche noi a concretizzare in attacco non ci riuscivamo, anche perché quando giochi a zona comunque ecco, rallenti il gioco e noi siamo una squadra che bene o male deve giocare a ritmi abbastanza alti. E poi dopo sono stati messi dei tiri importanti contro la zona, un paio di tagli verso il canestro dove non siamo stati bravi, anche perché i meccanismi della zona con 2 su 5 giocatori nuovi è ovvio che qualche sbavatura, anzi è anche tanto quello che siamo, quello che i ragazzi sono riusciti a fare nella difesa, in questo tipo di difesa insomma, ecco. E ha funzionato, poi dopo l'abbiamo dovuta tirare via perché ovviamente Bisogna aveva preso le contromisure mettendoci sempre una guardia sul lato dove c'era Chiacci, quindi portando fuori sul perimetro Chiacci, che a quel punto ci metteva seriamente in difficoltà. E siamo ritornati a uomo, io francamente sulla bomba del più 3 ci ho realmente creduto che li svoltasse il nostro campionato e francamente non sono stato buon profeta. Comunque una cosa, complimenti. Complimenti ai giocatori di Vigevano, al tecnico di Vigevano e anche al pubblico di Vigevano. È la prima volta che giocavo contro di loro, l'unico presente. D'altro canto invece mi dispiace tanto per il mio pubblico, il pubblico che mi ha supportato, sostenuto, non
Pirlo, e al quale non sono riuscito 5 partite a fare come mio regalo. La cosa mi intristisce perché non mi è mai capitato in vita mia. Grazie al cielo in Lega 2 avevo una percentuale di vittorie ben più alta di 0 su 5. E mi dispiace perché è un pubblico che merita tante vittorie, un pubblico di scappato, un pubblico bello, che ribadisco, mi ha accolto e mi ha abbracciato, e anche con 4 sconfitte ancora mi contava, quindi continuava ad abbracciare, quindi mi dispiace. Sembra che sta parlando come qualità S, non lo so, spero di no. Spero di no, ma dobbiamo essere realisti nella vita. Ok, è stato due innesti così. Lei ha già parlato con il suo presidente? No, il mio presidente era in panchina e panchina, il mio presidente, e non ci ho parlato. Però la nostra vita è un'altalena, no? Una montagna russa. Ovvio, se riesco ad inserire questi due ragazzi, e sono io il fortunato, tutte le anni sono contento, però d'altro canto devo essere anche realista. E ci sente l'ultima spiaggia? Se non mi sento l'ultima spiaggia, nel senso, mi sono realista, se non ci fosse qui il sottoscritto ma ci fosse un altro, penserei di quell'altro come penso di me stesso, anche se spererei in quell'altro la stessa cosa che spero in me stesso, cioè quello di poter lottare, perché è così. Mi scusi, lei aveva già un bel roster prima come squadra, mm-hmm. Ha sempre giocato abbastanza bene, ha giocato contro il miglior quarto della classe, non è che la società generalmente cosa fa? O cambia l'allenatore in queste situazioni, se vuole il risultato, lo so, subito, oppure cambia il giocatore. Mi ha cambiato due giocatori in settimana, non penso che vogliano cambiare anche il coach. Magari se abbiamo un volo di telefono il martedì, sappiamo, ne possiamo parlare meglio. Magari se lei è stato profetico in questo caso, io le dico che appena mi sono scappati. Posso parlare con il suo presidente? Posso dargli una buona parola? Quando viene giù scappati le offro un cenno. Ribadisco, io sono un tipo che non perde mai il sorriso, perché sono fatto così, perché ho la fortuna di avere tante gioie nella mia vita, che purtroppo in questo momento non sono le partite vinte. Però dispiace il mio lavoro. Va bene. Ti ringrazio a voi. Grazie. Saluto di papà. Okay, grazie. E auguri per il futuro. Ciao.